E sono tornate le chiacchiere del venerdì. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi è una giornata piovosa, al di là della mia finestra piove, cade la pioggia, e così mi andava di passare un pomeriggio insieme a voi a chiacchierare, e sto registrando questo video tag che si chiama Non sono quella che credete, e che ho visto sul canale di Lolla, Miss Strawberry Fields, che saluto. Ciao Lolla, lei non penso mi conosca, ma io conosco lei perché la seguo da moltissimo tempo, da prima che cominciassi la mia avventura su YouTube. E allora, guardando appunto uno dei suoi video, ho visto questo tag che mi è piaciuto proprio per la tematica, perché ci permette di chiacchierare, di interagire e di fare conoscere meglio chi sta al di là di questa videocamerina a parlarvi di arte, in questo caso. E si chiama appunto Non sono quella che credete, perché svela un pochettino quelli che sono le caratteristiche personali di chi vi parla, quindi in questo caso mie. Allora, cominciamo subito. La prima domanda dice: quale sensazione pensi di dare alle persone che ti guardano? Allora, io la traduco in termini youtubiani questa domanda, perché le persone che mi guardano per strada o quando mi incontrano le prime volte, sinceramente non do molto peso a cosa possano pensare, perché lì c'è maniera poi di interagire e farsi conoscere qualora ci sia quell'interesse. Mentre quale sensazione penso di dare alle persone che mi guardano, quindi a chi mi segue su YouTube, credo di dare la sensazione, quella che mi dite più spesso, indipendentemente dall'argomento che tratto, una sensazione di positività, di allegria, di sguardo positivo verso la vita. E di questo sono strafelice, perché effettivamente è così, io sono così. Questo non significa che mi sveglio la mattina e vedo l'arcobaleno, gli uccellini cinguettano fuori dal mio balcone e le gocce di rugiada che cadono sono di un iridescente colore tendente al dorato, assolutamente no. Come tutti voi mi bagno di pioggia grigia, mi sveglio al mattino molto spesso, come sapete, col mal di testa, ma ho sempre ben presente la felicità dello svegliarsi al mattino. Quindi sì, la mia vita è una vita felice, perché è una vita, sono contenta di vivere, quindi questo automaticamente viene tradotto in tutto quello che faccio, viene tradotto nel canale, nel come mi approccio al canale, nel come mi approccio al lavoro, nel come mi relaziono con voi e nel come faccio i video, perché naturalmente voglio che passi un messaggio di positività, spensieratezza, felicità, anche per darvi la carica, perché essendo una persona normalissima, con i down e gli up che avete anche tutti voi, so che ogni tanto nella vita guardare un viso sorridente e dirvi forza ragazzi, mettetevi in moto e partite, può essere di aiuto, piuttosto che vedere una con la faccia all'ingiù, sempre però non negando assolutamente quelle che sono le vicissitudini della vita, perché io condivido con voi anche i miei mal di testa che una due volte al mese vengono a bussare al mio cervellino, e anche quelli li affrontiamo con la consapevolezza che poi vanno via, e quindi aspettando quel momento felice. Quindi sì, penso di dare questo. E poi un'altra impressione che credo di dare è questo, anche un po' nella vita con chi mi conosce, un'impressione di affidabilità, sicurezza, nel senso, molti mi dicono che, anche Gabriele molto spesso, mi dicono che in me hanno un appoggio sicuro, e è la stessa cosa che io provo con mio marito, è la stessa cosa che io vedo dalle mail che mi mandate molto spesso. Lo vedo anche perché mi mandate le mail, cioè se a voi capita un problema durante l'esecuzione di un lavoro, sapete benissimo che su di me potete contare, e questo mi fa estremamente piacere. Seconda domanda: e tu invece chi pensi di essere? Credo di essere una persona caparbia, una persona abbastanza forte, ma con varie crepe in cui si insinua la vulnerabilità, e grazie a Dio ho trovato il mio stucco, che è Gabriele. Parlo in termini tecnici, che appunto risana quelle che sono le mie fragilità. Sono una donna creativa,
Quello sì, affronto la vita in una maniera, ma non creativa solamente nel mestiere, proprio affronto la vita in maniera creativa. Se mi succede un problema, non mi fermo, ma cerco di superarlo anche in maniera pazza, a volte in maniera assurda, e certe volte ci riesco pure. Sono una persona sempre in divenire, nel senso che questo potrebbe essere un aspetto positivo, ma anche un aspetto negativo. Non sono un'eterna insoddisfatta, io sono continuamente soddisfatta di quello che ho, sia delle cose positive, no, delle cose negative, no, non è che sono soddisfatta, però le assimilo, le faccio mie, mi rassegno certe volte, no? Però, per esempio, non appena riesco a conquistare un obiettivo, io sì, godo di quello che ho, ne sono felicissima, però già penso al successivo, penso alla cosa che devo fare dopo. È sempre stato così. Ho preso Prima di laurearmi volevo laurearmi, ho preso la prima laurea e già pensavo come fare per la seconda. Ho cominciato a fare un lavoro e ho pensato a farne un altro. Facevo due lavori e ho cominciato a farne un terzo. Facevo tre lavori e ho cominciato il canale. Ho lasciato un lavoro e ho fatto un film. Insomma, devo sempre avere la vita molto piena. Non so perché, forse perché la noia mi spaventa. Può essere. Può essere, sono una persona attiva e pigra. Io sono veramente una contraddizione vivente perché sono molto attiva nel fare le cose, ma sono pigrissima nelle cose che non mi piace fare. Sono una persona consapevole del fatto che, che la vita va felicemente se si sceglie. Questa non è una cosa sciocca che dico, anche se potrebbe sembrarlo, se si sceglie di fare solo ciò che ci piace. E scegliere di fare solo ciò che ci piace è una cosa difficilissima perché bisogna dire un sacco di no, bisogna saper prendere le distanze da alcune cose, bisogna far capire agli altri che non si è sempre disposti a fare qualunque cosa per amore della pace, ma che c'è una buona dose di amor proprio che prende il sopravvento. E che comunque poi si espande nel prossimo, perché se io sono soddisfatta e felice, tutte le persone che interagiscono con me godranno di questo mio stato d'essere piuttosto che vedermi arrabbiata a fare una cosa controvoglia. Sono complicatissima, ragazzi! Terza domanda: dici qualcosa del tuo carattere che nessuno mai sospetterebbe? Sono lunaticissima. Io riesco ad essere super felice, che ne so, l'80% della giornata e poi incavolarmi per una stupidaggine e cambiare umore. Però, grazie al cielo, non è una cosa durevole, nel senso il mio cambiamento d'umore è poi rivolta sul buon umore. Sono lunatica. Un'altra cosa che voi non pensereste mai di me, nella vita privata, come casalinga, sono disordinata, non mi occupo molto bene delle faccende domestiche, io sono una, in questo mi rispecchio molto nelle donne anni 90, sapete, quelle dedicate molto al mestiere, al lavoro, io adoro lavorare, arrivo anche a stancarmi lavorando. Però ragazzi, non chiedetemi di stirare le camicie, non chiedetemi di fare. Lo faccio, non è che non lo faccio, non chiedetemi di fare i piatti, li faccio, non è che non li faccio. Però per me non mi piace. A me piace cucinare, io devasto la cucina, poi lascerei tutto così e vorrei che con la bacchetta magica automaticamente tutto si sistemasse, ma poi non succede. Un'altra cosa del mio carattere che non si direbbe mai. Molta gente che interagisce con me ci rimane malissimo perché voi mi vedete, sono allegra, contenta, disponibile. Sono così anche nella vita vera. Chi di voi mi ha conosciuto ha potuto rendersene conto. E questo però molto spesso viene tradotto dalle persone in è cretina. Possiamo fare qualunque cosa. Tanto è stupida. Non è così. E quando poi esce il lato del carattere, quello che invece costituisce la parte dura, no dura, la parte principale della mia persona, quindi la mia volontà. E allora lì la gente dice: "Ah, ma come? Ma allora non è cretina? Allora ha fatto finta di essere cretina?" No, io non ho fatto finta di essere cretina, non sono cretina. Ma se sono tranquilla, non ho motivo di mettere sul tavolo polemiche, essere antipatica, essere. Poi naturalmente, se mi stuzzichi, ne approfitti e diventi pedante, ecco, questo magari molta gente non lo direbbe di me. Sono una che poi alla fine
riesce a dare molto più fastidio di quelli che lo danno abitualmente e sono una che ha la lingua che uccide. Questa è un'altra cosa che sono sicura voi non direste di me. Io ho fatto piangere più di una persona, semplicemente dicendo che poi cosa? Semplicemente dicendo la verità, perché quando poi uno, quando è che diventa cattivo? Quando dice le cose come stanno, quando mette dinanzi alla cruda realtà, le persone. Siccome io sono sempre una che tende ad edulcorare, no? Se una persona dice, ah, sono ingrassata 20 kg, io per non demoralizzarla, forse perché è questo che vorrei sentirmi dire se dovesse succedere a me. Dice: non ti preoccupare, sei un po' più curvi, un po' più morbida, ma stai anche benissimo. Certo, poi non è che quando litighiamo dico sei una chiattona, no, assolutamente. Io agisco su cose, non agisco su cose. Io quando poi discuto con una persona, non ho mai litigato in vita mia con le persone, ma non ho parlato più con tantissime persone. Io ho moltissime persone che non mi vogliono bene, non dico che mi odiano, ma che non mi vogliono bene, perché poi a un certo punto, quando le persone si fanno maleducate, ecco, a me è la maleducazione che disturba molto. Quando io sono accondiscendente, tu approfitti una, due, tre volte, poi io, quando intavolo una conversazione molto pacata, ti dico le cose come stanno e lì la persona si offende a morte perché si sente dire quello che mai avrebbe voluto sentirsi dire. Non insulto, non insulto, dico le cose come stanno e lì si interrompe una conoscenza, non posso neanche chiamarla amicizia, quindi io ho una lingua molto tagliente, non so se questo l'avreste mai detto. Quarta domanda, dici qualcosa che ti piace fare e che sembrerebbe incredibile. Quando non ho programmi, oddio, questo però è proprio mettersi. Quando non ho particolari programmi, una cosa che mi piace fare, ma che faccio oramai rarissimamente da quando sono sposata, è rimanere in pigiama dal mattino alla sera. Io quando ero ragazza, signorina, single, se la domenica non uscivo, ero proprio pigiamazzo, calzettoni pile dalla mattina alla sera, essere ruminante con patatine e schifezze varie davanti alla televisione. Qui certe volte devo staccare la spina. È un'altra cosa che è incredibile, mi è venuta in mente quando dico staccare la spina. Ecco, una cosa che è incredibile, io certe volte nella mia vita devo staccare la spina. Sarà che vado sempre a 3.000, sarà che ho sempre 2.000 cose da fare, io al divo certe volte, con una ciclicità comunque lunga, ogni 2, 3, 5 anni, a dovermi fermare e scendere dal mondo. E io scendo davvero dal mondo ed è una cosa che faccio, e ho coinvolto anche mio marito in questo, con lui sono scesa dal mondo 2 volte, insieme a lui siamo scesi insieme, e me ne vado in un posto. Io quando scendo dal mondo vado ad Euro Disney, a Disneyland Paris. Ci sono stata 9 volte nella mia vita e per 9 volte, una no, una ci sono stata in viaggio di nozze un po', ma di solito le altre 8 volte ci sono andata per staccare la spina. A un certo punto io ho bisogno di non vedere più gente in giacca e cravatta, di non sentire più discorsi pseudoseri, di estraniarmi dalla vita reale e immergermi in un mondo apparentemente fantasy, dove il massimo della serietà è andare in giro con una felpa con Topolino, le orecchie da Pluto, mangiare schifezze dalla mattina alla sera, far finta di non avere pensieri, ma per quei 3 giorni io riesco ad estraniarmi, bearmi anche di stare seduti. A me quello che piace tantissimo di posti come questi è quella sorta di lavaggio del cervello che per me è defaticante, poi ognuno la vive, per esempio c'è gente che lo detesta, del sentire le musichette sottofondo in continuazione. Sì, è un mondo, per me è una purga, per il corpo, per l'anima, è defaticante, ecco, stacco, mi ricarico e poi sono pronta ad aggredire il mondo, a prenderlo a morsi per altri 5 anni, però ho bisogno ogni tanto di queste pause. Quinta domanda, dici qualcosa che non ti piace fare ma che nessuno si aspetterebbe. Non mi piace studiare. Ragazzi, lo so che voi non potete crederci, che avete di me l'idea di essere una che studia mo. Io ho sempre fatto tutto per senso di responsabilità. Sì, lo so che ho 2 lauree, lo so, però
Io in alcune materie ho pianto prima dell'esame, durante. E questo lo voglio dire anche per i ragazzi che in questo momento sono all'università e magari si stanno dannando dietro l'esame di diritto, un esame che non gli piace. Io, pur essendomi laureata con 110 e lode, ho sempre odiato studiare. Per studiare si intende, assimilare nozioni facenti parte di un programma imposto. Se tu mi dici informarti, seguire le tue passioni quando fai l'università, e anche se ti iscrivi in Accademia di Belle Arti o come dopo Storia e Conservazione delle Opere d'Arte, per quanto mi riguarda, non è che ci sono tutte materie che ti piacciono. Ci sono materie dove leggi e godi, no? Nel senso che apprendi cose che ti interessano, ma ci sono materie. No! È anche stata colpa dei professori che ho incontrato. A volte invece è stata colpa proprio dell'argomento trattato nelle loro materie, perché alcuni professori, poverini, sono penalizzati dalla materia che insegnano. E io, che non sono una che ama passare il tempo seduta, non amo studiare, l'ho fatto sempre con senso di responsabilità, con senso del dovere. Questa responsabilità e questo senso del dovere è arrivato dopo la morte di mio padre, perché prima, anche la prima fase dell'università, io non ero iscritta in arte, ero iscritta in giurisprudenza, forse una volta ve l'ho raccontato, la stavo facendo male, innanzitutto stavo facendo una cosa che non mi piaceva e poi la stavo facendo a mo' di figlia di famiglia, di famola, va? No, non va bene, quindi non sono, io capisco i ragazzi che non amano studiare e forse è per questo che ho cercato un nuovo modo di insegnare. E forse è per questo che ho cercato un modo più pratico di insegnare, un modo più dinamico di insegnare, non per questo insegnando meno. Sono stata un'insegnante abbastanza dura, molti allievi mi hanno proprio, penso, odiata, però sempre cercando di stimolare la parte psicologica di ognuno di loro, nel far venire fuori la forza di volontà, perché quello che poi ti porta a concludere gli studi, oltre alla passione, è la forza di volontà. Sviluppare la volontà di un individuo penso che sia la cosa fondamentale che debba fare un insegnante, perché poi lo fa sì che quell'individuo sia pronto anche alla volontà nel lavoro, al non demordere se non si trova subito una soluzione ai problemi, al non mollare mai. Ecco, io questo ho fatto, non ho mollato negli studi. Se lo trovo, vi metto qui un disegno che ha fatto Gabriele durante il mio studio per l'ultima materia che ho dato. Ero incinta di Enzo, era una materia mastodontica, era archeologia greca. Immaginate cos'era questa materia. Si parlava di templi ipotetici disseminati ad est, ad ovest, di tutte le dominazioni greche che si sono susseguite nel nostro territorio. Ragazzi, una materia mastodontica con una concentrazione a 3, perché quando si è incinta la concentrazione cala notevolmente. E io, disperata sul letto, avevo Buclé accanto. Il vassoietto, le nausea, il vassoietto con il libro sopra, tutta pinnatissima con i capelli, col toupet qua sopra, col pinzettone, e piangevo e mentre piangevo studiavo. Però lo dovevo fare perché poi un'altra caratteristica della mia persona è quella che se comincio una cosa è una scommessa con me stessa, devo finirla, se no la vivo come se io non sia riuscita, come un fallimento, sì, la vivo come un fallimento. E quindi sono andata avanti, ho stretto i denti e alla fine ce l'abbiamo fatta. Altra domanda, dici quali sono i tuoi valori nella vita? Allora, qui si apre una parentesi pericolosa. Allora, il mio valore principale è l'onestà. Essere onesti in generale, essere onesti con se stessi ed essere onesti col prossimo. Quindi l'onestà alla base di tutto, l'onestà intellettuale oltre che pratica, perché uno può essere onesto nel senso che non ruba, ma essere un gran disonesto intellettualmente. Invece limpidezza, la trasparenza, io certe volte dico a me piace essere bianca, nel senso senza macchia né esterna né interna, non che sia santa con l'aureola, perché un'onestà intellettuale fa sì che tu debba andare contro molte persone, fa sì che non si
che non si abbia quella filosofia secondo cui per i nemici le leggi si applicano e per gli amici si interpretano. E allora sì, si tratta tutti alla stessa maniera, puoi anche starmi profondamente antipatico, ma se hai dei meriti te li faccio valere. L'onestà, nel senso non denigrare le persone se semplicemente caratterialmente o non ti piacciono come persona, portare avanti dei principi sani. Naturalmente poi i principi sono quelli comuni, oltre all'onestà, ma io penso che l'onestà racchiuda tutto. E anche un'altra cosa, la coerenza, e la coerenza all'onestà intellettuale. La coerenza non significa il non cambiare idea. Io cambio idea un giorno sì e l'altro pure. Cambio idea in continuazione, perché sono una persona, come vi ho detto, che evolve in continuazione. Sono convinta di quello che sono, ma sono aperta a diventare qualcos'altro. Però la coerenza in questo cosa fa sì che se io ieri ti contestavo, nel momento in cui cambio opinione, coerentemente con la mia onestà intellettuale, te lo vengo a dire, te lo vengo a testimoniare e ti dico, sai, quindi ammettere i propri errori, essere appunto onesti intellettualmente. Questo penso che sia, se tutti lo fossimo, penso che il mondo andrebbe molto molto meglio, non ci sarebbe più nulla di male, perché se tutti si comportassero correttamente, che problemi ci sarebbero? Nessuno. Raccontaci la tua giornata ideale. Bella la mia giornata ideale. Allora, svegliarmi senza la sveglia. La mia giornata comincia sempre in maniera ideale perché c'è sempre mio marito che mi porta il caffè con la colazione a letto. Questa è una costante che ormai dura da 5 anni di matrimonio e che io auguro a tutte le donne che mi stanno seguendo. E voi, mariti, che mi state sentendo, portate la colazione a letto alla vostra moglie perché far partire a quella persona la giornata in una maniera totalmente differente. Poi la giornata prenderà il sopravvento su quella persona, ma lei sarà partita col sorriso e con la preoccupazione di non doversi svegliare prima per preparare la colazione per tutti. Io ho questa cosa bellissima che Gabriele fa da sempre. Non so nemmeno come è nata, penso che proprio dal primo giorno lui l'abbia fatta ed è meraviglioso per me, per lui forse un po' meno, però io poi cerco di coccolarlo a pranzo, diciamo che ci scambiamo i ruoli. Quindi la mia giornata ideale parte così. Certo, invece magari ecco, la giornata ideale sarebbe non doversi preoccupare del regime calorico, quindi poter mangiare durante il giorno tutto quello che mi pare, quindi cominciare con una colazione molto più sostanziosa di quello poi che in realtà possiamo fare, perché purtroppo sia io che Gabriele siamo tipi che se mangiamo ingrassiamo, quindi siccome non siamo fissati con la linea, ci vedete. Non è che siamo delle silfidi, però cerchiamo naturalmente di mantenerci un regime dietetico abbastanza controllato. Quindi la mattina mangiare a straforo, magari proprio tutti e tre nel lettone tranquillamente, alzarsi, non doversi preoccupare di fare nessun tipo di lavoro a casa, sistemarsi, uscire e purtroppo a Catania molto spesso esci e non hai niente da fare. Quindi uscire e trovarmi per incanto a Parigi. Io adoro Parigi, trovarmi a Parigi e decidere prima magari di passeggiare un po' sugli Champs-Élysées, poi andare a fare una capatina al Louvre, andare a pranzare al ristorante che c'è al Jules Verne sulla Tour Eiffel, poi scendere dal Louvre, farsi un giro di shopping sugli Champs-Élysées, comprare un paio di borsette da Louis Vuitton. Quindi vi piace la mia giornata? Volete venire anche voi? Poi io direi di andare a fare merenda dalle Duré. Sì, facciamo merenda dalle Duré. Mentre che siamo lì, facciamo un giro un pochettino più largo, andiamo a vedere qualche monumento, passiamo da Place de la Madeleine, la sera andrei a sentirmi un bel concertino a Montmartre, a bere un bicchiere di vino in un bistrò con mio marito, sapere che Enzo magari è con la nonna tranquillo in albergo, quindi io sono sicura, posso uscire tranquilla e poi posso farla ridorare fino all'indomani mattina. Una volta che mi sono svegliata a Parigi, poi niente, tornare a casa, dormire tranquillamente, l'indomani mattina andare a fare colazione al Caffè della Paix, una bella colazione continentale che non dire perché dire di no, no? Quindi questa è una vita molto fatta di vacuo e arte, ecco. La mia giornata ideale è vacuo, arte e famiglia.
Queste sono le mie tre cose. Vi posso dire anche che per un paio di giorni l'abbiamo fatto in viaggio di nozze. Sì, quindi io questa giornata ideale l'ho vissuta e posso dire che effettivamente è una gran figata. Sì, la vogliamo. Facciamolo. No, aspettate, l'ho vissuta senza le cinque borsette da Louis Vuitton. Mio marito me ne ha regalata una piccola, piccola così. L'immancabile. Quale messaggio daresti alle persone che giudicano soltanto in base all'apparenza? Che vi perdete il meglio. Allora, giudicare soltanto in base all'apparenza è la stessa cosa che assaporare senza dare un morso. Vi perdete il meglio. Le cose sono sempre al di là dell'aspetto esteriore. Anche un quadro è al di là di quello che si vede di primo acchito. Quindi vi perdete il meglio, questo è, direi di osservare quello che vi dico anche nel corso di disegno, no? Darei come consiglio un buon esercizio all'osservazione. Questo potrebbe aprirvi gli occhi su quella che è poi la realtà della vita. Penultima domanda: perché stai su YouTube? Quali sono le tue vere motivazioni? Allora, perché sto su YouTube? Quali sono le mie vere motivazioni? Voglio interpretare questa domanda non perché alcune dicano motivazioni che non sono vere, ma le vere, quelle più intime, perché è vero che io ho aperto il canale per insegnare ai miei allievi una parte del programma che avevano eliminato. È verissimo, è vero che ho aperto il canale per diffondere il messaggio artistico. È verissimo, ma analizziamo un attimo il vero perché. Forse perché mi sentivo stretta in quello che facevo, forse perché avendo accumulato un po' di cose volevo che non morissero con me, dentro di me, forse perché nella vita reale tutte le informazioni che avevo accumulato non avrei potuto esercitarle, quindi sarebbero andate sprecate se non le avessi fissate e trasmesse a qualcun altro che poteva poi prenderle e svilupparle. Forse appunto perché non mi basta, perché non mi bastava quello che avevo e allora ho cercato di espanderlo e così è successo perché oramai ho un'espansione che è di 36.000 individui, di più di 36.000, quindi sono ombretta alla 36.000esima. No, scherzo, nel senso che adesso innanzitutto posso fare molte cose che avrei dovuto accantonare necessariamente. Pensate, se io non avessi avuto un canale, non è che avrei fatto l'acquerello, il restauro, la pittura a olio. La vita poi ti travolge e ti fa lasciare. Forse perché quelle cose le ho volute fare, le ho sudate, non ho voluto rinunciarci. Forse perché volevo uno spazio mio dove nessuno potesse contenermi, se non il vostro giudizio. Ma voi, se non vi piace sentire, basta cambiare, spegnere YouTube, cambiare canale, andare su un altro canale YouTube. E quindi dove poter sproloquiare in assoluta libertà, forse perché sono una logorroica, una che ha molta voglia di parlare, forse perché inconsapevolmente, perché non penso di essere un'egocentrica, non credo di essere un'egocentrica, però molto spesso mi scopro ad essere una che attira su di sé l'attenzione, ma non lo faccio apposta, lo faccio per. Che ne so, vi semplifico, molto spesso io non faccio finire le frasi alle persone, ma gliele concludo mentre loro stanno È parlando. vero. È vero, o molto spesso interrompo mio marito e lo scavalco con la È voce. verissimo. Ma non lo faccio, non lo faccio perché voglio fare la prima donna, la star, lo faccio perché ho capito quello che mi stai dicendo, quindi non perdiamo tempo, andiamo avanti. Ed è bruttissima questa cosa. Qui nessuno mi può tappare la bocca, qui parlo ad oltranza, cioè mio marito accidenta a tapparmi la bocca, però qui parlo ad oltranza ed è un mio spazio, forse perché ho bisogno di uno spazio tutto mio, fatto a modo mio. Questo penso sia il vero, vero, il mio motivo intimo per cui ho aperto il canale. Taggo anche tutti voi, come ha fatto anche Lolla sotto al suo video, mi è piaciuta come iniziativa. Vi dico, se volete, rispondete anche solo a una domanda del tag qua sotto. Sarà un modo per conoscerci meglio. Scegliete voi la domanda che più vi rappresenta, a cui vorrete dare la vostra risposta. Sarà un modo carinissimo perché voi mi conoscete, mi date una faccia, mi date un volto, adesso date anche delle risposte magari a degli interrogativi.
aspettativi che avevate su di me, ma io che non vi conosco potrò capire con chi interagisco su internet e quindi sarà un modo per conoscerci e per conoscervi tra di voi. E allora io spero che questo video, seppur lunghissimo, vi abbia tenuto compagnia, magari vi tenga compagnia per tutto il weekend, essendo le chiacchiere del venerdì, non so quando lo vedrete, vi immagino là rassegnati ad ascoltare il mio sproloquio, ma vi aspetto sempre anche su 2Corona K. Venite a trovarmi qui in alto, trovate, non mi ricordo se da questo lato o da questo lato, il link del canale, e vi aspetto anche sempre sulla mia pagina Facebook, su Instagram, sul blog. Qui sotto trovate i link di riferimento. Non mi rimane che augurarvi uno splendido weekend, se lo vedete durante, se lo vedrete subito questo video, se no qualunque giorno sia, uno splendido giorno, e noi ci vediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci.